Ciao a tutti, io sono Cinzia e dal 2012 mi occupo di recensioni letterarie sul mio blog Sapore di Libri. Come sempre, il libro di cui vado a parlarvi è la mia ultima lettura ed è Niente di vero di Veronica Raimo. Sono sincera, sono un po' in imbarazzo nel dover fare questa recensione. Chi mi segue sul mio blog e anche qui sul canale lo sa, io recensisco esclusivamente i libri che mi hanno appassionato. Se un libro non mi piace, già da un po' di tempo a questa parte, non lo porto neanche avanti perché è inutile perdere del tempo con un libro che non mi coinvolge quando ci sono tantissimi libri da leggere e poco tempo. Questo libro non è che non mi ha coinvolto, perché comunque è scritto bene, è coinvolgente, è ironico, è a tratti anche divertente, però è come se fosse tutto fumo e niente arrosto, cioè dice tanto ma non racconta niente, non ha un filo logico, è molto inconcludente. Io sono arrivata al termine della lettura e ho detto: e quindi il sunto di tutto qual è? Sono sincera, io non conoscevo questa autrice, me ne aveva parlato una signora che è venuta ospite da me 2 anni fa nella struttura dove lavoro. Ha letto tutti e 3 i miei libri e mi ha detto che questi miei libri le ricordavano molto come modo di scrivere e come tematiche trattate, quindi il fatto che fossero autobiografici o comunque raccontassero la storia di vita vissuta, le ricordavano appunto questa opera, Niente di vero, di Veronica Raimo, che proprio nel 2022 ha vinto il premio Strega. Quindi io poi l'ho scaricato e l'ho letto adesso. L'avevo tenuto un po' sul Kindle per un po' di tempo e poi l'ho letto proprio in questi giorni. C'è da dire che effettivamente lo stile di mio e di Veronica è simile. Appunto, al di là del fatto che raccontiamo entrambe storie di vita vissuta, però abbiamo questo stile un po' ironico, dissacrante. Però c'è da dire la differenza fra me e lei che ho notato è che io, sì, nella mia ironia, nel mio essere dissacrante, cerco sempre di essere comunque esilarante, di volgere anche le situazioni un po' più triste, di volgerle, di sdrammatizzarle, perché voglio strappare una risata in chi legge. Lei invece tende al parossismo. Lei punta molto sull'ossessione di questa sua famiglia disfunzionale, quindi un fratello che è un genio incompreso, i nonni molto naif, ma soprattutto questi genitori proprio disfunzionali al massimo, oppressivi, opprimenti, ipercontrollanti, ansiosi, che vanno a inficiare molto sulla sua vita, tant'è vero che l'autrice stessa sembra un po' disconnessa dalla realtà, sembra che viva la vita senza rendersene conto, tant'è vero che lei a un certo punto racconta di aver avuto dei rapporti sessuali, soprattutto i primi, e di non essersi resa conto di aver avuto dei rapporti sessuali. E non era una ragazzina. Quindi, mentre io credo di lasciare appunto un qualcosa di positivo in chi legge, di strappare una risata, di far comunque di sdrammatizzare, appunto, come dicevo prima, lei tende a creare una sorta di disagio. Almeno a me mi ha lasciato questo retrogusto amaro in bocca di malessere, di disagio, perché comunque no, appunto, come dicevo prima, porta troppo al parossismo queste ossessioni della famiglia. Oltretutto c'è da dire che, proprio come dice il titolo, niente di vero, non si capisce se siano storie vere quelle che le racconta o se sia puramente fiction. Lei dice che quando era bambina scriveva un diario segreto e, sapendo che la madre l'avrebbe letto, inventava proprio perché poi voleva appunto dissimulare la sua vita con sua madre, e che comunque fa proprio parte del modus operandi della sua famiglia di inventare, di trasfigurare la realtà. Ciò che non piace viene modificato, tant'è vero che poi lo stesso ricordo assume connotazione differente a seconda di chi racconta la vicenda, perché ognuno ci aggiunge o ci toglie qualcosa a suo piacimento. Quindi anche qui non si capisce, è una storia vera, è una storia inventata, un po' entrambi, non lo so. Io sinceramente dico: questo libro ha vinto il premio Strega. Ok, allora se questo libro ha vinto il premio Strega, io lo dico sinceramente senza falsa modestia, potrei vincerlo anch'io. Non dico con Ho sbloggato, che era il mio primo libro, era ancora piuttosto immaturo, però senza ombra di dubbio, con A briglia sciolta e con C'era una stravolta, io penso che il premio l'avrei potuto vincere anch'io, perché comunque io so di scrivere bene, ho dei contenuti, non ho raccontato cose a casaccio, ma ogni racconto ha un suo capitolo, un suo titolo e tratta quell'argomento. Poi la pagina dopo si va a un altro argomento, però non è tutto buttato lì alla rinfusa creando questa sorta di caos. Quindi dico: come l'ha vinto lei? Certo, lei pubblica con Einaudi, io pubblico con You Can Print, mi autopromuovo e mi devo smazzare per vendere delle copie, quindi forse la differenza fra me e lei sostanziale è quella alla fine.
Dico, ve lo consiglio, sì. Nonostante a me non abbia entusiasmato, io ve lo consiglio, perché essendo scrittrice anch'io so quanta fatica, quanto lavoro, quanta passione ci sia nello scrivere un libro. Bisogna impegnarsi tanto, c'è tanto da, sia nella scrittura che poi nella revisione, il lavoro c'è. E quindi scrivendo io ho profondo rispetto in chi scrive, e il fatto che questo libro a me non sia arrivato non significa che sia un libro brutto. Significa che non si confà con il mio modo di essere, o forse avevo delle aspettative troppo alte. Quando mi era stato detto, guarda, scrive come te, io mi immaginavo di trovare la mia copia. Sì, per alcuni versi siamo simili, ma però io non credo di avere quel modo di scrivere lì. Non è che mi reputo superiore, è un modo di scrivere diverso, però dico, il mio modo non è certo inferiore al suo. Allora, perché lei vince il premio Strega e io no? Rosico, un pochino rosico, sì. Però, ripeto, non mi è piaciuto, non è che non mi è piaciuto, non mi ha coinvolto. Però io comunque ve lo consiglio perché magari ad altre persone può piacere ed è giusto che venga letto e poi magari ci confrontiamo e capiamo cosa è piaciuto all'uno e cosa non è piaciuto all'altro. Quindi vi rifaccio vedere la copertina. Niente di vero di Veronica Raimo. Già che ci sono, ovviamente ne approfitto anche per proporvi i miei libri. Il primo, Ho sbloccato, di cui vi parlavo prima, la mia prima opera. La mia seconda opera, C'era una stravolta. Scusate, a briglia sciolta, cioè sbaglio pure le mie opere, andiamo bene, a briglia sciolta. Sono stanca in questo momento, si vede, sono un po' svalvolata, è sera e sono in piedi dalle 5 e c'era una stravolta. E li potete trovare su tutti gli store online, sia in versione ebook che in versione cartacea. Raccontano tutti storie di vita vissuta, mia o di altre persone, e soprattutto per quanto riguarda c'era una stravolta è in chiave molto esilarante. E vi ricordo anche il mio blog Sapore di Libri, dove scrivo le recensioni dove recensisco le opere che leggo e di cui poi vi faccio la recensione vocale qui sul canale, e dove copio anche le frasi dei libri che mi hanno più colpito. E niente, vi ringrazio per avermi ascoltato. Il blog non ve l'ho detto ed è www.saporedilibri.blogspot.com. Grazie per avermi ascoltato. Io vi auguro una buona serata e a presto, anzi una buona giornata perché non è detto che lo vediate di sera. Ciao, grazie.